Oggi vi parlerò di un grande campione, ma soprattutto un grande personaggio e un grande uomo, che oggi purtroppo non c'è più, Arthur Ashe. Arthur Ashe è stato il primo giocatore nero a vincere Wimbledon, vince un torneo, diciamo, del Grande Slam. È stato un giocatore di una grandissima eleganza, proveniva anche lui, immaginate, tantissimi anni fa in America c'era ancora la segregazione razziale, per cui ha passato momenti terrificanti quando non riusciva a giocare se non in qualche campetto periferico comunale perché non era ammesso nei circoli di tennis. Ma è stato sempre uno con una grande determinazione, un grande cervello, molto intelligente, molto educato, anche un po' aristocratico, e pian piano vinse i campionati giovanili americani, dovevano accettarlo per forza. Questo giocatore ha fatto delle grandi battaglie. Dovete pensare che per 2 anni non gli hanno concesso il visto in Sudafrica per giocare internazionali del Sudafrica perché era nero. E lui si batté fino in fondo finché riuscì a far squalificare il Sudafrica dalla Coppa Davis. Il più grande dono che ha avuto, lo disse lui in un'intervista, è che il suo più grande tifoso era Nelson Mandela. Nelson Mandela, quando era ancora in prigione in Sudafrica per motivi razziali, raccontava che avevano una vecchia radio che avevano messo insieme alla bella e meglio con vari pezzi, in cui sentivo le telecronache di Ashe quando giocava si chiamava Forest Hills, non si chiamava ancora Flushing Meadows, l'Open d'America, e poi logicamente Wimbledon. E quando poi Mandela fu liberato, la prima persona che volle conoscere fu proprio Arthur Ashe.